Stiamo allestendo la più grande area arcade mai realizzata in Italia fino ad oggi, soprattutto con arcade originali provenienti dall'America. Qui stiamo allestendo, come vedete alle mie spalle, l'area gaming. Molti sono ancora spenti perché non ci hanno ancora dato l'elettricità. Sarà tutto pronto per questo weekend del 14 e 15 gennaio a Cremona, Ultracon, fiera di Cremona, e come vedete qualcosa siamo riusciti ad accendere e vi facciamo vedere cosa abbiamo di pronto al momento. Potrete venire a giocare a Double Dragon, potrete venire a giocare al gioco originale di Bubble Bobble, Shinobi. Ovviamente non poteva mancare Pac-Man per tutti i bambini che sono curiosi di vedere come funzionava il gioco di Pac-Man originale, ma abbiamo anche Super Pac-Man e il bellissimo Arkanoid con lo spinner, che è la cosa più bella di questo gioco. Non poteva mancare Metal Slug nel suo mobile della Neo Geo, il Goldie si chiama. Poi abbiamo Rastan nel suo cabinato della Taito. Abbiamo il gioco più brutto dell'era arcade, e cioè Double Dragon 3, dove si giocava in tre giocatori, ma era veramente ingiocabile sto gioco. E poi proseguiamo con Donkey Kong. Eccolo qui. Mi raccomando, ricordatevi, per Donkey Kong, siccome è vecchio, c'è il pulsantino rosso da premere per poter giocare. Abbiamo il gioco dei Ghostbusters, di Real Ghostbusters. Il bellissimo Pyrus. Un gioco che va a essere simile a Ghost Goblin, e il meraviglioso Punch Out con due monitor. L'abbiamo portato perché vogliamo che lo proviate assolutamente, è veramente bello. Abbiamo portato The Main Event, uno tra i primi giochi wrestling dove c'erano delle mosse speciali da fare. Gemini Wings, spara tutto verticale che poi diventa anche un platform. Gemini Wings, altro sparatutto con insetti che arrivano da tutte le parti. Beh, il mitico Cabal non poteva mancare, perché Cabal tutti siamo stati abituati a vederlo con i joystick, invece lui ha quello originale americano, aveva le trackball. E il desideratissimo dal sottoscritto Bionic Commando. Ho sempre desiderato finirlo e finalmente, quando sono entrato in possesso di questo gioco, sono riuscito a vedere la fine. Andiamo con i classici, perché abbiamo il bellissimo Frogger, uno dei giochi con cui ho maggiormente messo le monetine da 200 lire per riuscire a passare la strada. Un gioco in Italia sconosciuto che è Pigskin, molto carino, e riguarda un football del 600 d.C., particolare da giocare. Abbiamo il bellissimo gioco di Hang On, il primo gioco di moto con il volante da moto. E abbiamo portato una novità, Tumble Pop. Qui vi divertirete da morire in due giocatori, arrivare alla fine dei mondi disponibili. Tetris non poteva mancare per tutti quanti gli appassionati della Russia. Dobbiamo far partire Pac-Land, ma abbiamo Ghost Goblin, gioco difficilissimo ma di una bellezza rara, veramente. Abbiamo anche portato Spider-Man, per chi è amante dei film Marvel, e il mitico Mazinger Z, uno dei giochi sparatutto tra i più belli della Banpresto. Stiamo collegando Rainbow Island, che non abbiamo la spina, la deve, sta andando a prendere Andrea. E abbiamo portato un bel simulatore di volo, Lock-On, oltre a quello che poi c'è, Afterburner Climax, che è dall'altra parte. Qui abbiamo un multigioco dove è possibile giocare a Miss Pac-Man, Galaga e Donkey Kong. Abbiamo un Super Mario Bros. Per poter far rivivere i momenti con le console, però in sala giochi. Il Donkey Kong Double, dove c'è sia Donkey Kong che Donkey Kong Junior. In questo caso sta giocando Donkey Kong Junior. Un altro Bubble Bobble, visto che c'è tanta richiesta di questo gioco. Il bellissimo Burger Time, per ritornare ai tempi dei panini e degli hamburger nel 1980.
Spy Hunter, questo veramente è un gioco che ha fatto la storia, soprattutto per la musichetta iniziale che è la fine del mondo. E Super Monaco GP per fare una bella gara sulla pista di Monaco. Questo è solo due delle file che vi abbiamo fatto vedere, perché le altre tre file di giochi non sono ancora in possibilità di allestimento. Vi invito a tornare e ci vediamo anche a Bologna, tornare quindi a Bologna, perché ci sarà lo stesso quantitativo di giochi. È stato un piacere, ragazzi. Questa è la più grande fiera arcade a cui potrete partecipare, Bologna e Cremona.